Saluto gli ascoltatori di Radio Blog News che ringrazio per l'ospitalità. Mi chiamo Vincenzo Di Spazio e da 30 anni faccio il medico psicosomatico. Sono qui per presentare il mio libro dal titolo Disobbedire alla mente errante, pubblicato dalla casa editrice Spazio Interiore di Roma. Cosa si intende per mente errante? La mente viene definita errante per la sua capacità di muoversi avanti e indietro nel tempo. E quindi sotto il profilo evolutivo possiamo immaginare questa sua capacità come una dotazione importante perché dovrebbe aiutare l'individuo a imparare dagli errori del passato e a pianificare il futuro. Questo diciamo nella ipotesi migliore. Che cosa succede invece quando questo meccanismo si interrompe e si inceppa? Questo avviene in occasione di eventi che hanno prodotto conflitti emozionali e quindi, per esempio, il caso di una persona che viene demansionata al lavoro, nel caso ovviamente di una bocciatura scolastica negli adolescenti, oppure per esempio in casi ancora in cui c'è stato l'abbandono da parte del partner. E tutti questi eventi hanno la prerogativa di scatenare nella persona pensieri sabotanti, credenze limitanti e comunque una intrusività di questi pensieri, di questi flussi che opprimono continuamente la mente e tengono prigioniera la persona all'interno di una gabbia che non ha sbarre. È una gabbia tremenda perché? Perché è una gabbia mentale dalla quale diventa molto difficile uscire e quindi tutti i tentativi che vengono normalmente fatti, cercare di impegnarsi o di distrarsi o comunque di cambiare il tono e diciamo il contenuto dei pensieri, solitamente risulta spesso e volentieri come un'operazione fallimentare. Ecco che quindi la mente errante improvvisamente si comporta non più da dotazione evolutiva, ma si comporta purtroppo da nemico interiore. Nemico interiore perché? Perché io non lo vedo, è invisibile, è dentro di me e produce continuamente, come se fosse un virus, pensieri dal contenuto negativo, distruttivo, demotivante. Il contenuto del libro quindi è sostanzialmente parte da una riflessione di quello che è l'atteggiamento, il comportamento della mente quando si trasforma in questo nemico interiore, ma la cosa importante è che nella seconda parte del libro viene spiegata, viene illustrata una tecnica, cioè una procedura per poter depotenziare il più possibile l'intrusività di questi pensieri negativi. In due parole vengono poi anche introdotte una cinquantina di casi tratti dalla clinica per spiegare ancora meglio come funziona la procedura e per rappresentare una guida per chi volesse cimentarsi in questo tipo di procedura. Ringrazio ancora gli ascoltatori di Radio Blog News e auguro a tutti una buona lettura. Grazie.